Buonasera e ben arrivati al Teatro Sociale di Como. Domani, giovedì 22 gennaio, all'ora 20:30, inizierà la stagione concertistica. Inizierà con un bellissimo concerto. C'è l'Orchestra 1813 che accompagnerà un grandissimo solista. Un pianista di fama internazionale. Infatti sono molto felice di presentarvi il maestro che è qui di fianco a me, il maestro Ramin Bahrami. Buonasera maestro. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, il maestro Ramin Bahrami vive e diciamo è nato in Iran, a Teheran, ma da quando ha 11 anni è venuto in Europa, prima in Italia e poi attualmente vive in Germania. Maestro, come si è trovato in Italia? Fantastico, mi sono sentito subito a casa, oltre la bellezza artistica che è così presente nell'Italia, anche le persone mi hanno accolto con grande amicizia e calore. Con un cuore aperto, insomma. Cuore apertissimo e poi ho avuto la fortuna di studiare al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Piero Rattalino e anche in altre scuole italiane dove ho sempre trovato un grande senso di accoglienza e di calore umano. Questo è molto bello da sentire. Il nome di Ramin Bahrami è molto collegato alla musica di Bach. Infatti il maestro ha inciso tanti CD della musica di Johann Sebastian Bach e anche il concerto di domani è dedicato a Bach. Prima di tutto, maestro, da dove nasce questo amore verso la musica di Johann Sebastian Bach? Guardi, questo amore nacque in un bellissimo pomeriggio autunnale a Teheran quando avevo 6 anni, perché un'amica mi fece ascoltare un LP di Glenn Gould. Con la sesta partita, io quando sentì questo pianista fare quegli arpeggi della sesta partita, la toccata della sesta partita, poi quel fugato, rimasi toccato e ho deciso di studiare questa musica. Avevo già una grande sensibilità musicale data da una famiglia musicale, papà e mamma sono musicali? Allora, papà suonava per hobby un po' violino quando studiavo in Inghilterra e la mamma strimpellava, come dice lei, per 15 anni ha strimpellato il pianoforte, però facendomi appunto conoscere le note, suonando per Lisa, altre cose molto semplici che mi hanno avvicinato al pianoforte. È stata una grande fortuna per lei ma anche per noi. Parliamo di questo concerto di domani sera, appunto tutto dedicato alla musica di Bach, ma pensate, Bach non è mai uscita dalla Germania, non è mai venuto in Italia, invece la musica che il maestro eseguirà è quasi dedicata all'Italia. Maestro, ci spiega meglio. Senz'altro, infatti questo concerto sarà una specie di omaggio all'Italia perché c'è il concerto Italienischem Gusto, oppure alla maniera italiana, che si può dire un concerto grosso per pianoforte solo. E questo è curioso perché un concerto normalmente ha l'orchestra accompagnata. Esatto, la cosa bella è questa, che Bach conosceva molto, malgrado, come diceva lei, non avesse messo piede in Italia, conosceva Benedetto Marcello, Vivaldi, aveva studiato i grandi italiani e come lui sapeva fare ha assimilato questi stili e li ha resi più italiani di molti autori italiani. E nel secondo tempo abbiamo un saggio anche lì molto italiano di due concerti che in realtà erano per cembalo e orchestra d'archi che noi facciamo al pianoforte, orchestra d'archi, dove si sentirà anche lì questo solo e tutti. Il gioco proprio tipico del concerto grosso italiano. Maestro, io volevo fare una domanda perché preparando questo incontro sono andata un po' a scavare nel suo curriculum e ho visto che lei ha studiato con tanti maestri. Una di queste è una pianista americana, penso, si chiama? Rosalind Turek. Ecco, e lei ha detto una cosa curiosa che mi ha colpito, ma è riferito più alle variazioni Goldberg, però è sempre musica di Bach. Mm-hmm. E appunto lei disse, io suono Bach, sono queste variazioni Goldberg, come un'esperienza di vita. Cosa dobbiamo fare con una frase così? Come possiamo interpretare una frase come questa? Guardi, questa è una frase che veramente rende l'idea del senso bachiano della musica. Sono emozioni talmente profonde che ti possono veramente accompagnare per un arco di vita intera, per una vita lunga, speriamo, che però sarà piena di
emozioni durature. E in questo senso Rosalind Truex, quando diceva che per lei suonare le variazioni Goldberg era una specie di esperienza vitale, ha ragione, perché Bach, oltre che essere un'emozione che non finisce mai di stupirci, è anche un'emozione e un'esperienza che si rinnova, si rigenera ascolto dopo ascolto, e non ha solo contenuti musicali ma anche contenuti umani di grandissimo livello. Spirituali, intende? Spirituali, che vanno al di là dell'aspetto puramente professionale musicale. Tecnico. Perciò si può ascoltare in vari livelli, a vari strati, e questo? Assolutamente. Maestro, adesso abbiamo parlato di Bach, ma lei suona anche altra musica, nel senso di Beethoven, Mozart, musica contemporanea? Io amo tutta la musica con la M maiuscola, per cui suono con estremo piacere anche i concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, anche le sonate di Mozart, anche Beethoven, anche Brahms, anche Saint-Saëns, Mussorgsky, però... se le dovessi dire una cosa un po' provocatoria, le direi: sono pronto però a scappare su un'isola deserta solo con Bach. È innamorato proprio. Sì, non si può staccare da Bach. Fissato con Bach. Non finisce di stupire Bach. Sa cos'è? Che forse è bene riportare quel pensiero nobile di Ludwig van Beethoven su Bach, che diceva: Bach non è un piccolo Bach, cioè Bach vuol dire in tedesco ruscello, ma un oceano imponente. Per cui di fronte a tanta bellezza e tanta saggezza uno non si stanca mai. Questa è bellissima, una bella frase infatti. Maestro, per concludere, cosa consiglia ai giovani pianisti? Perché il mondo musicale e soprattutto il mondo pianistico non è facile. Cosa consiglia lei a questi giovani musicisti? Consiglio a loro di essere prima di tutto musicisti e molti gradini dopo pianisti, perché il pianoforte è un mezzo che va usato per esprimere la musica. C'è purtroppo il pericolo che spesso noi usiamo gli strumenti come proprio uno sfoggio di bravura. Questo non interessa la musica, ecco, che rispettino la musica per primis, e poi usino lo strumento e lo facciano con grande dedizione e non abbiano dei momenti di scoraggiamento. Se il loro messaggio è sincero, questo sarà premiato. Bisogna crederci nella musica, e credo che in un momento così difficile per il mondo da tutti i punti di vista, a livello economico, a livello anche di valori che non sono più così chiari perché gli uomini non sanno quello che vogliono, credo che la musica di Bach, la poesia di Dante Alighieri, le sculture di Michelangelo siano la solidità per gli occidentali e non solo per poter credere in qualcosa. Maestro, grazie, perché con questo bellissimo messaggio vorrei concludere e salutare il maestro e ringraziarlo di nuovo. In grande in bocca al lupo per il concerto di domani, ma non solo, perché so che lei ha tantissimi concerti in programma. E vorrei anche salutare voi, amici di 031 a casa. Noi vi aspettiamo qui al Teatro Sociale domani, giovedì 22 gennaio, all'ora 20:30, e poi ci vediamo prossimamente. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.